Il video a caldo non li dovrei fare mai perché poi dico cose che non, che non vorrei dire, cioè che vorrei dire, ma che non posso dire. C'è cioè, il rischio tuo, che tu abbia fatto un caro Mizzaghi? Un piacere dal Milan con la vittoria contro il Napoli, questo l'avevo detto anche ieri nel video. Che ho cancellato perché non mi piaceva tanto quel video. Sono stato un po' troppo, no, l'ho cancellato. Ho detto lo rifaccio domattina perché mi sono arrabbiato veramente tanto, come, come tutti voi. Vedi, c'erano dei tifosi dell'Inter che già tagliavano la torta e bevevano lo spumante per la vittoria contro il Napoli. È inutile dirgli calma, quella gente, soprattutto un paio. Che di calcio non sa nulla eh, che Inter ah, che, Inter, ah, che Inter non lo sanno e queste sono le partite più difficili capito? ma le partite diventano difficili quando devi mantenere una certa condizione mentale soprattutto non c'è solo un discorso fisico questa è una squadra che mentalmente non riesce ad essere, ad essere continua non ce la fa cioè te dopo una vittoria contro il Napoli cioè una squadra normale va a Monza vince 2-0 il primo tempo. Anche perché l'Inter è molto più forte del Monza, no? Vedi e poi non sempre vince quello più forte. Mentre l'Inter mentalmente, ieri sera era crollata: una squadra molle, senza grinta, indipendentemente da quello che è successo a livello arbitrale. Quindi il Zaghi cosa fa? Il Zaghi mette Lukaku in panchina, quindi dimostra, ho detto cavolo, dimostra avere un po' più polso dell'anno scorso perché si è rotto le scatole di rimetterci lui per i giocatori. Sa che Lukaku non è in condizione e quindi cosa fa Inzaghi? Prende lo mette in panchina, ma se metti Lukaku in panchina sei costretto a far giocare un 37enne due volte in tre giorni e geco non pervenuto. Guarda il gol che sbaglia. Non è un non sbaglia quel gol geco anche se non è un bomber da 100 gol all'anno, ma anche 37 anni. È stanco, non può tenere due partite così ravvicinate, anche perché poi Vecchi, un, Mo un Monza aggressivo sui portatori di palla, giocatori del Monza distribuiti benissimo in campo su tutte, su tutte le zone del campo, Monza che vince duelli a centrocampo e vincendo i duelli, quando lo sai, quando vinci i duelli si aprono gli spazi ovviamente no, cioè il campo ti fa te vinci duelli soprattutto va tutto al centro campo il campo ti fa così ti si apre tutto io ho sempre detto ognuno di noi ha la, ha la propria idea io ti ho sempre detto eh, no, non si può dire questo centro campo gioca meglio senza Brozovic perché per sopperire alla mancanza di Brozovic tutti e tre gli interpreti del centro campo devono essere al 100% a livello sia fisico che mentale cosa che purtroppo ieri sera eh, non, 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 è, non è successa perché nessuno dei tre era al 100 per cento perché altrimenti Brozovic per questo centrocampo è un giocatore fondamentale perché se tutti e tre non vanno a palla te la mancanza di Brozovic la risenti e come vedi ieri. In certe partite, quando sei soprattutto stanco, ti serve una prima punta che faccia le sponde, che ti faccia respirare la squadra, che te la faccia salire. E l'Inter le... non ce l'ha perché Lukaku è in condizioni oscene. Già contro il Napoli, fece ha fece, fatto fece, fece, fece vedere, vedere delle cose buone, ma spalle alla porta con Kim. Lukaku non ha beccato una palla, il ragazzo. Ha avuto un infortunio grave. Siamo tutti d'accordo, ragazzi. Ma siamo a metà gennaio fino a che entra in forma, a metà febbraio. E fra tre mesi è il campionato. Mi capisci? A noi serve gente fresca. Ora, e poi, cioè, guarda quei gobbacci malefici. In mezza occasione fanno un gol. Noi, per fare un gol, servono sempre quelle 4-5 occasioni. Anche perché ieri l'Inter trova un gol con Lautaro che va a pressare gli attaccanti che eh, scusami i difensori cosa è contro il Napoli? Contro il Napoli non facevi con Lukaku perché Lukaku non pressava i difensori fai un gol perché comunque vai a pressare poi Lautaro cosa vogliamo dire ormai su questo ragazzo Lautaro è il vero top player dell'Inter io ho sempre detto hai la fortuna di andare in vantaggio due volte e non riesci a mantenere il vantaggio quindi è tornata l'Inter l'Inter è di prima di Napoli perché mentalmente questa squadra non riesce ad avere continuità e dipende soprattutto da un allenatore. Da un allenatore che non ha idee tattiche, che fa giocare sempre gli stessi perché ieri 10-11esimi erano quelli contro il Napoli. Fa giocare sempre gli stessi, ma con tantissimi over 30 in campo, troppi over 30, poche idee tattiche dell'allenatore che anche ieri fa dei cambi horror a mio avviso, cambi le fasce. A dieci minuti dalla fine, nel senso, ha spesso ha cambiato la difesa due o tre volte durante la partita. Mh, mentre contro il Napoli, aveva fatto bene in zaghi. Secondo me, ieri ha fatto una frittata allucinante perché ieri c'è stata la controprova e questa squadra, a livello mentale, non riesce ad avere, ad avere continuità. Ragazzi, gli due arbitrari: sono, sono totalmente d'accordo, ma eh, parliamoci: sinceramente, il ha di perdere, ieri sera. Dai. dalle nostre parti si dice San Giovanni non vuole inganni, nel senso alla fine ti viene dato quello che è giusto e tu prendi, non sempre, ma, ma spesso. Due partite ravvicinate, a, anche a Cerbi mania, a Cerbi gioca bene se dall'attacco partano bene i movimenti difensivi che a sua volta... Eh, vengano risucchiati dal centro campo che fanno scudo alla difesa ah Scerbia Scerbia è, è il geo della difesa perché ha sua età e anche lui due partite ravvicinate le sente siamo sempre lì hai troppi over 30 questa è una squadra imbottita di trentenni purtroppo cinesi non potevi fare altro e prendere gli scarti delle altre società e meno male è finita questa storia e hai un allenatore integralista e purtroppo non riesce a cambiare modulo, non, non ce la fa. Lui ti leva la mezzala, ti mette la mezzala. Parrucca, Parrucca è Conti, lo sapete, Parrucca aveva molte più idee di Inzaghi, ti ho detto tutto. Perché a me a volte glielo vedevo mettere il trequartista dietro, eh, le, le tre punte, ma non gli ultimi dieci minuti che mi fa Inzaghi, proprio già dal secondo tempo. Inzaghi a livello tattico non ha idee. È un allenatore che non ha idee, prende 5 milioni all'anno per giocare con uno schema solo. E te lo ripeto, per come vedo il calcio io, nel 2023, te non puoi fare allenatore dell'Inter con un'idea tattica e basta. Non ti dico di fare come Klopp che lavora su quattro schemi. Perché Klopp ti arriva una spada e ti dice, oh, questo è lo schema A, questo è lo schema B, questo è lo schema... Ma, ma, ma sempre sto 3-5-2? Inventati qualcosa, Zaghi, con tutti questi trentenni che hai in campo e non si muovono. Che non reggano due partite eh, a settimana <coughs> mentalmente. Questa è una squadra non riesce a essere costante. Quindi, ma di cosa vogliamo ragionare? Di cosa vogliamo ragionare? Entra Luca, abbassi il baricentro della squadra, ci può stare, gli vuoi reare campo per le sgroppate. Lo vedi e non sgroppa. Cosa fai, Inzaghi? Ti tieni sette giocatori del Monza. Per 40 minuti in aria eh, di botto di ribalzo eh, il rischio tu, che tu prenda gol. Con sette giocatori del Monza in aria aumenta. E siamo questi ragazzi. Siamo questi purtroppo. La partita buona: due buone e tre poco buone. Due buone e tre poco buone. Non c'è uno che salta l'uomo. La qualità, dov'è la qualità in questa squadra? A parte l'allenatore, che, che comunque l'allenatore si sta dimostrando limitato sia a livello mentale, limitato a livello calcistico, ci mancherebbe. Limitato perché nel senso che non puoi saper usare uno schema solo. Non ha idee, tatti sta allenatore, Soprattutto non ha voglia di rischiare. E ieri ho visto una squadra... Così che era lì, vabbè, dai, bisogna giocare con il Monza. Secondo me l'hanno presa anche sotto gamba. Senza, senza grinta, senza voglia di vincere. Dove vuoi andare in questa maniera? Dove vuoi andare? Basta. Poi, te mi dici, gli errori arbitrali, ok. <coughs> anche loro hanno reclamato un rigore su Acerbi secondo me ovviamente non c'era. Acerbi fa gol dove si attacca quelli del Monza. Acerbi fa gol ma l'arbitro fischia Fischia prima, quindi l'abito e a la fa gol. Poi siamo sempre lì per fare un gol. Ti servono 4-5 azioni. Hai buttato all'area almeno due gol. Per come la vedo io, questi erano sul pezzo per gli rognosi. Centrocampo vincevano duelli E te dalla panchina c'è Lukaku che torna ora da un infortunio ballerino, vogliamo parlare di ballerino meglio di no, che dici? non hai nessuno che ti salta l'uomo, non hai uno che ti spacca la partita, l'allenatore a livello tattico è impantanato nelle sue sabbie moduli, o più, mobili o questo 3-5-2 4 over 30 in campo, 10-11 che, che hanno giocato contro il Napoli ehm, male male vorrei dire ancora più cose ma è meglio che non le dica, male ma la nota la nota positiva quest'anno sarà il cambio di proprietà ma quella nota positiva perché questa squadra ragazzi cioè così non si va da nessuna parte parliamoci chiaro. e ditevi tutto ma in Monza meritava certo di perdere ieri no? Quindi abbiamo visto l'anno scorso che anche a livello mentale non abbiamo tenuto abbiamo regalato uno scudetto al Milan no? Quindi quelli tagliavano la torta e stappavano lo spumante dopo il Napoli, a parte ce ne sono un paio che dovrebbero guardare i bullying per come la vedo io, non il calcio. E... Succede questo, vai a Monza e pareggio, Mikitania. Mikitania, ragazzi, è uno che ha 34 anni, può giocare due partite a settimana, cioè eh, Acerbi 35 anni, Geo 37, oh ragazzi, ma... i tre centrocampisti si fanno un culo sia sì, a centrocampo. Ne devi cambiare almeno uno, rischia qualcosa. Joe, un due centrodampisti, che ne so, metti una punta sola, inventati qualcosa, e zaghi, siamo sempre lì brrr, con questo 3-5-2, che, che veramente ha stancato. A livello tattico, non si vede nulla, zero piatto, e a livello mentale, io sono preoccupato perché non riescono a tenere una, una concentrazione. Eh, per tanto tempo perché due partite buone e eh, una poco buona, tre buone e una poco buona. E eh, purtroppo è così. Allora, io vi do un consiglio. Poi fate Bobis. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Vedi, lo dico in fondo, avrei potuto dirlo uh, all'inizio, lo dico in fondo. Perché in questi giorni faremo delle live improvvisate molto molto importanti. Quindi iscrivetevi al canale attivate la campanellina. Ciao, Inter.